È una branca. Che cos'è l'analisi matematica? Commento. È una branca della matematica che nacque verso la fine del Seicento col calcolo differenziale e integrale. L'origine dell'analisi infinitesimale da infinitesimo, termine introdotto dai seguaci di Wilhelm Leibniz, è fatta risalire al pensiero greco, con i postulati sulla continuità di Euclide, i procedimenti di Archimede per determinare aree e volumi, i dibattiti sui paradossi di Zenone di Elea. Con la geometria analitica di Cartesio fu introdotto un nuovo metodo per lo studio degli infinitesimi, perfezionato poi dal calcolo infinitesimale e integrale di Leibniz e di Newton. La matematica riuscirà a spiegare l'assoluto? Come lo si può credere, quando in tutti questi secoli di menti eccelse, non è riuscita nemmeno ad intuirlo?